Si è svolta presso la sede casertana di Confindustria il convegno dal titolo Imprese e Innovazione, esperienze al femminile, organizzato da Campania Startup con Confindustria Caserta in collaborazione con Aislo e API Caserta. L'incontro è nato dalla considerazione del sempre maggior successo economico e produttivo della imprenditoria al femminile in molti settori di attività in Regione Campania. È stata infatti condotta un'indagine nel 2008 dall'Osservatorio della Imprenditoria Femminile che ha dimostrato come imprese legate al mondo di imprenditoria femminile siano in aumento e di come la Campania sia tra le regioni che abbiano un primato di imprese in rosa. Emilia Capomacchia, rappresentanza delle donne di Confindustria, un importante appuntamento quest'oggi qui a Caserta per parlare di imprese, per parlare di innovazione al femminile. Al femminile, un'innovazione grande di Confindustria Caserta è stata quella di inserire nel comitato di presidenza per la prima volta in assoluto delle donne. Nel consiglio direttivo ce ne sono quattro, nel consiglio di presidenza ci sono io e la dottoressa Mastrangelo. Abbiamo deleghe alla formazione, io ai servizi e marketing associativo, poi c'è la dottoressa Renga che è internazionalizzazione e poi c'è la Stefania Brancaccio che è il presidente di piccole e medie imprese. Questa innovazione ricalca un po' quella che è Confindustria Italia, dove c'è la Marcegaglia, vicepresidente, consentitemi di dirlo, con grande orgoglio una casertana, e presidente delle piccole e medie dei giovani imprenditori è una donna, Federica Guidi. Quindi questa innovazione però a livello di Confindustria Italia, ma di Confindustria Caserta, con la nuova presidenza dell'ingegner Della Gatta, ha voluto fare ancora di più. È stato istituito per la prima volta il comitato dell'imprenditoria femminile, di cui sono referente e per la quale già abbiamo cominciato a lavorare, chiedendo il contributo di tutte le altre associazioni, pari opportunità, associazioni che si interessano di donne e in particolare di imprenditoria legata alle donne. E abbiamo deciso di partire quest'anno con le donne, che stanno facendo molto bene nonostante questo momento di grande crisi nota a tutti. Abbiamo i dati del 2008 che confermano che l'imprenditoria femminile e le imprese in rosa sono in sviluppo e fanno fare un saldo positivo all'impresa nazionale nel suo complesso. E la Campania ha un ruolo molto importante, siamo comunque la terza regione per numero di nuove imprese rosa e quindi vuol dire che la consistenza c'è nonostante questi momenti non proprio felici per l'impresa.